Siamo qui per riscoprire, o meglio, per ritrovare delle opere d'arte visiva, che hanno un legame con la musica, un legame che può essere diretto come l'iconografia musicale, oppure indiretto che porta all'astrazione, alla fantasia, con la musica che può essere anche un mero elemento ispiratore. Quale luogo migliore qui a Udine, in pieno centro città, a Casa Cavazzini, ovvero il Museo d'Arte Moderna e Contemporanea. E cominciamo con i fratelli Basaldella in ordine di nascita, Dino, Mirko e Afro Basaldella, figli d'arte udinesi, grandi rappresentanti dell'avanguardia italiana, artisti che nel loro excursus poetico, nella loro estetica che ha passato diverse fasi, l'elemento musicale è sempre in qualche modo presente, in maniera tante volte anche proprio evidente e precipuo. Lo ricorda anche questa foto curiosa degli anni 20, quando loro erano studenti al Collegio per gli Orfani di Guerra di Venezia, e due li vediamo rappresentati mentre tengono in mano una tuba. Bene, di Dino Basaldella abbiamo diverse opere, come il suonatore d'arpa, un altro suonatore, un giovane con flauto, parlando di iconografia musicale. In questo caso vorrei parlarvi di un'opera astratta musicalmente, che è L'orecchio di Dionisio, un'opera del 1963, esposta anche alla Biennale di Venezia nel 1964, questa grande vela metallica, appunto fatta in ferro, un materiale da Dino e dai fratelli molto spesso lavorato, e rappresenta un luogo reale, che è una cava in pietra collocata a Siracusa, proprio sotto l'anfiteatro greco, una cava profonda 65 metri, dove l'imperatore Dionigi, così anche chiamato, tiranno di Siracusa, vissuto tra il IV e il V secolo avanti Cristo, imprigionava appunto i nemici di guerra, i prigionieri, potendo, grazie ad una particolare visa acustica che permetteva di amplificare la voce per ben 16 volte, permetteva di ascoltare appunto Dionigi tutte le congiure di questi nemici di guerra. Il nome poi, Orecchio, ci richiama direttamente la musica, per un appellativo che pare essere stato dato da Caravaggio, che andò a Siracusa in visita nel 1608. Il secondo dei fratelli Basaldella è Mirko. Anche di lui conosciamo diverse opere legate all'iconografia musicale, come l'Apollo Musagete, il Concerto d'Archi, le piccole voci, strutture astratte, totemiche, mentre qui abbiamo un richiamo reale alla musica attraverso questo personaggio davvero curioso che è Gilles, un'opera in bronzo realizzata con una particolare tecnica di fusione, opera del 1963, realizzata proprio quando il fratello Dino lavorava al suo Orecchio di Dionisio. Dall'idea proprio di un richiamo al mondo musicale francese, non dei chansonnier, ma più che altro, a me verrebbe da dire, dei trovatori e dei trovieri, questi menestrelli girovaghi, si vede questo curioso berretto, la feluca, le petit chapeau francese, questa espressione particolarmente sorridente e complice, e lui con abiti da viandante, quasi un monaco sembra, lo si vede recare in mano uno strumento che evidentemente è un cordofono, anche per l'astrattezza delle forme di non chiara identificazione. Si scoprono comunque gli elementi portanti, dalla paletta al manico alla cassa armonica, dalla forma piriforme che pare appunto ispirare a un liuto o a un altro strumento di sapore picaresco. Una figura davvero esemplare, un'opera unica conservata qui a Casa Cavazzini. E per parlare del terzo, sempre in ordine di nascita, dei fratelli Basaldella, Afro, e quindi tutto quello che riguarda la tecnica, per quel che ci riguarda nella pittura su parete, in questa stanza abbiamo degli stucchi e degli affreschi che paiono proprio realizzati da Afro, o almeno così io lo credo da letture che ho svolto. Si vedono rappresentati dei chiari soggetti che rimandano al mondo greco, come questo satiro che reca in mano un flauto di Pan, un altro ancora nell'angolo ed è un suonatore di corno naturale, anch'egli
un satiro e poi davvero suggestiva in questa cornice barocca questo buon pastore che suona un traversiere, un flauto traverso, un piccolo flauto, un flautino in compagnia appunto dei suoi animali. Una scena che richiama la natura, al bello dei nostri luoghi anche, che però andremo a riscoprire più chiaramente nella stanza in cui ora entreremo. Ed è nel salone da pranzo della casa padronale di Dante Cavazzini che ora qui ci troviamo, una stanza interamente affrescata da Afro Basaldella nel 1938, c'è infatti anche una curiosa iscrizione che testimonia la sua firma, tra vele, volte e pareti interamente affrescata, una pittura muraria con tempera, tecniche di tempera all'uovo. Una architettura particolarmente curiosa e suggestiva che bene si confà a questo paradiso di immagini che rievocano una sorta di Arcadia tutta friulana. Grandi scene in movimento tra vari personaggi e attività, dal lavoro al riposo, le attività commerciali, giovani, bambini, ragazzi. Noi curiosiamo subito gli aspetti legati alla musica ed ecco qui nella scena della mensa familiare questo curioso gong messo così con un effetto molto efficace di trompe d'oeil sulla colonna dove sta appeso appunto questo gong, uno strumento antichissimo che risale al 4000 a.C., si pensava di origine cinese, invece si riscopre proprio di cultura greca. Questo giovane col mazzuolo, insomma, chiama tutti alla mensa, alla tavola, una scena realistica, vita proprio reale. Mentre in un'altra ala, sotto questa volta, scopriamo un ritorno ad un'Arcadia antica, quasi che qualcuno abbia voluto ravvisare in questa architettura, in questi colori, in queste tempere, un'atmosfera barocca di pieno 600. Ed ecco questi tre satiri, più che angeli, che si dilettano appunto con la musica. Uno reca un flauto doppio, triplo, quadruplo, quasi ad emulare il flauto di Pan. Un altro tiene tra le braccia e suona una sorta di liuto, ma dalle dimensioni potrebbe sembrare anche una mandola, una grande mandola, come gli strumenti appoggiati sui sassi e sui prati, e poi un altro suonatore di piattini, di cimbali, strumenti idiofoni, che bene rappresentano un trio musicale in aperta campagna. E per rifarci, per richiamarci a questa Arcadia musicale, questo mondo auletico come lo strumento rappresentato, abbiamo il piacere ora di ascoltare un'esecuzione del Novecento, la clarinettista Sara Papinutti nel primo dei tre pezzi per clarinetto solo di Igor Stravinsky.